Oggi siamo allo skatepark di Saluzzo, in Piemonte, uno dei miei preferiti nonostante sia piccolo perché ha tutto ciò che serve per divertirsi. Un bench enorme perfetto per spingersi in tutto il park, un manual pad con tanto di rail e ledge, puoi farci un sacco di combo, il quarter che non è esageratamente grosso ma a me fa molta paura e infine uno slappy ledge veramente divertente. Mi entusiasma molto l'idea di testare gli skatepark e gli spot, condividere le opinioni con voi per creare una sorta di dizionario. Quanto sarebbe bello avere una recensione di tutti gli skatepark in Italia e non. Fatemi sapere se questo tipo di video può piacervi con un commento, anche perché la prossima volta potrebbero esserci miei amici che sono molto più forti di me e potremmo divertirci ancora di più. Direi che ci speriamo. 3 trick su ogni struttura, così io mi spingo e mi pusho nel trickare su ogni struttura qualcosa, soprattutto sul quarter, dove non sono minimamente in grado di fare niente, perché non ne ho mai avuto uno. Prima un po' di riscaldamento. Al di là del fatto che sto già grondando, ho fatto 3 trick su ogni ostacolo, iniziando da quello su cui sono più confident, cioè il ledge. Allora, sul secondo, visto che non ho mai avuto un wally così, riprovo a usare questo wally. Non l'ho mai chiuso. E ovviamente non dimenticatevi di Downtown, un altro modo per supportarmi, tutto in descrizione. Pushing 10, 10% di sconto su tutto quello che c'è nel sito. Si torna a skateare. Devo essere onesto, non ho attaccato 50-50, era così. Volevi! Direi che sul ledge sono contento, quindi anche se non era perfetto, va bene. Posso ritenermi soddisfatto. Per i miei standard posso ritenermi. Ora ci spostiamo lì. Line sarebbe stato carino. Ok, sì. Provo uno Smith. Dai, dai.
Abbiamo chiuso ledge, manual, pad, rail. In realtà sono stato più sul manual, pad e sul rail, cercando di fare anche delle combo, visto che l'ostacolo lo permette. Ora le due noti dolenti. No, in realtà il bank qualcosina riesco ancora a cavarmela. Ma perché il mio ostino provare ad andare in quarter? Il mio problema col quarter è che non ne ho mai avuto uno, e sì, è una scusa per carità, però mi è un attimo complicata da capire. Però qualcosa dovrei riuscire a fare. Back 650 c'era, faceva schifo, sì, chiuso, sì, male, è vero, ma va bene così. Ho visto la tavola in faccia. Abbiamo finito! Sono contento comunque di come è andata la sesh. Questo parco è sempre mega ultra divertente. Si vede perché mi sono divertito. È molto 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 ben studiato come park. Piccolo, ma con tutto ciò che serve, è studiato bene. Da skater per skater. Se passate a Saluzzo, fate un salto qui. Ho inguagliato un moscerino, che sbocco!